Buonasera e bentornati a TGN News, dove le notizie fanno quello che possono. Così come ha fatto quello che ha potuto il buon Cupido, impegnato com'era durante la ricorrenza di San Valentino avvenuta pochi giorni fa, a districarsi tra fiori, cioccolatini e coppie più o meno credibili che fanno del loro meglio per impressionarsi a vicenda, almeno per un giorno all'anno. E parlando di cercare di lasciare il segno, pensate come devono esserci rimaste le due narcotrafficanti di Lima che sono state arrestate grazie a un elaborato piano della polizia locale che prevedeva fiori, cioccolatini e un grosso costume da orsetto contenente un agente in borghese. Una volta svelato il trucco, le due hanno cercato di darsi alla fuga. Del resto, come si dice, in amore vince chi fugge. E infatti, le due hanno vinto qualche anno di soggiorno al fresco. La polizia locale ha festeggiato la cattura pubblicando meme come quello che stiamo vedendo, che dice: chi ti ama ti cerca. Sì, mi tengono prigioniero all'interno di una stazione televisiva, vi prego salvatemi. Paolo, guarda che ti sentiamo. Politica, le tensioni internazionali si intensificano giorno dopo giorno, perché viviamo in un mondo meraviglioso. E può capitare che troppo spesso alcune persone che niente hanno a che fare con la politica dei propri paesi si ritrovino penalizzati da essa, non tanto da un'ideologia, quanto da un passaporto. E quanto è successo a Anna Larina, insegnante di russo e interprete da 10 anni in Italia, che ha pubblicato un video sui social dove racconta quanto le è accaduto all'aeroporto di Fiumicino. La donna ha raccontato di aver provato ad acquistare una bottiglia d'acqua al duty free del terminal, ma una delle commesse si è rifiutata di servirla, spiegandole che non era possibile vendere niente ai cittadini russi a causa di alcune fantasiose e totalmente immaginarie direttive del Ministero degli Interni. Ovviamente non esistono indicazioni del genere e per questo sia gli aeroporti di Roma che la società che gestisce il duty free si sono scusati con la donna. Io invece mi sento di ringraziare i prodi lavoratori del duty free di Fiumicino che con il loro coraggioso gesto hanno salvato la situazione internazionale negando dell'acqua a una donna che lavora. Dei veri eroi del nostro tempo. Scusate, oggi internet è un po' lento. Ma passiamo agli interni, allarme smog a Milano e in diverse province della Lombardia, con la regione che corre ai ripari imponendo vincoli alla circolazione dei veicoli e all'uso dei riscaldamenti. Stando a uno studio, infatti, il capoluogo lombardo è stato identificato come la terza metropoli più inquinata al mondo, con il valore di polveri sottili presenti nell'aria oltre 27 volte più alto del limite indicato. Ma passiamo al nostro inviato sul posto, il buon Roberto. Roberto, ci sei? Pronto, chi è? Zio Paperone. Allora, Roberto, com'è la situazione da te nel profondo nord? È come deve essere, manco riesco a vederci il lunare, altrimenti col cavolo che vi rispondevo pure stavolta, mortacci vostra. Senti, ma mi spieghi una cosa, ma perché ancora mi chiamate? Ma che volete da me? Perché tu rappresenti tutti noi, Roberto. Ma te chi è che non so mai niente? Appunto. E passiamo allo sport. Si è svolta questa settimana l'ultima edizione di una centenaria corsa tradizionale della cultura anglosassone. Una competizione che unisce salute e cucina in un modo che non vi aspettereste. Stiamo parlando infatti della Pancake Day Race, tradizionale gara femminile che si svolge nella cittadina di Onley, nel Regno Unito, dove decine di donne si sfidano nel tradizionale tragitto dal centro abitato alla vicina chiesa in abiti da cucina e con tanto di padella con annesso pancake dentro. E non c'è assolutamente niente di sessista in tutto questo. Una sfida con tanto di rievocazione storica, quindi, seppur estremamente semplice. E del resto, anche se non siete persone particolarmente sportive, potrete sempre godervi il dolce buffet di fine gara. Grazie per aver seguito questo 6° episodio di TGN News e ricordate che la vita è un biscotto e se piove si scioglie.